ringraziamenti dell'amministrazione comunale e in particolare, insomma, alle persone che hanno accettato di dedicarci il loro tempo, l'avvocato Salvatore Esposito, che ci farà degli interessantissimi interventi. Il professor Liborio Denaro, ho del piacere di conoscere stasera, presidente della testata Sireon. Ambrogio e Sisa, un ringraziamento speciale perché la loro voce diciamo, ci porgerà degli scritti che la signora Luisa ha selezionato per voi, vero? E la dottoressa Cristina, che sono contentissima stasera di conoscere e di accogliere, che stasera vuole essere anche in qualche modo il recupero dell'evento del 25 novembre, per il quale abbiamo tanto lavorato, tanto sognato, tanto insomma, ideato e pensato, ma il tempo non è mai stato clemente con noi dal 25 fino alla prima settimana di dicembre, per cui è rimasto così. E quindi stasera vuole essere un accostare tutto quello che è legato alla violenza sulle donne. Quindi la parte, ecco, la parte russa, concedetemi questo termine, che non a caso sia in locandina sia qui i fiori, vedete, esprimono sia il sentimento della sofferenza, sia il colore invece che appartiene alla giornata odierna, no? Tra le tante cose ricordiamoci soprattutto le cose belle. Sembra scontato, però il periodo storico in particolare da 2 anni a questa parte forse ci impone, no? Una cupidigia che ci fa un attimo, una cupidigia che io riassumerei anche con questi dispositivi che ancora portiamo. Questo peso sulle spalle è dato, no? Da tante cose. Guardiamo stasera anche a tutto ciò che è luce, a tutto ciò che è colore, a tutto ciò che è riscatto dopo magari tanta sofferenza. Ce lo siamo detti con la signora Luisa, abbiamo voluto veramente accendere uno spot su questa parte, ovviamente senza dimenticare, insomma, che purtroppo, come dicevo, se ancora bisogna celebrare alcune giornate contro delle cose, vuol dire che i nostri no non sono stati ancora abbastanza efficaci, da invece celebrare giornate per tutti sì. Quindi ci auguriamo che con queste iniziative di sensibilizzazione si possa in qualche modo, chissà fra quanti anni, celebrare magari non una giornata contro la violenza, ma finalmente celebrare una giornata su tutto quello che di bello si possa conquistare. Detto questo, spero di non aver dimenticato nessuno e passo la parola alla mia collega Pinella, che ringraziamo. Innanzitutto, buonasera. Per me è un onore essere qui con voi in una giornata che per me sarebbe opportuno che si festeggiasse ogni giorno. E non solo per un saluto, ma vorrei leggervi delle righe scritte da me. Riflettendo su questo problema che purtroppo ci interessa in prima persona e che comunque vorrei che coinvolgesse tutte le donne, sia coinvolte e non, creare un confronto, un dialogo e soprattutto far riflettere su un problema che purtroppo ci tocca ogni giorno. Voglio iniziare con una riflessione. Quanto più la donna cerca di affermarsi come uguale all'uomo, in dignità, valori e diritti, tanto più l'uomo purtroppo reagisce in modo violento. Ed è proprio la paura di perdere anche solo piccole briciole di potere che lo rende aggressivo e violento. Oggi è 8 marzo. Voglio soprattutto come donna
sottolineare questo tema della violenza di genere. Come vorrei che fosse un grido che superasse i confini di queste 24 ore per sollecitare domande, riflessioni, proposte, ma soprattutto promuovere la cultura del rispetto. Guardiamo la nostra panchina rossa. Simbolicamente voglio sedermi sulla panchina rossa, che è un segno visibile per tutti di un impegno costante, soprattutto per contrastare un fenomeno purtroppo drammatico, che deve tenere alta la nostra attenzione. Non possiamo più voltarci dall'altra parte, ma dobbiamo prendere posizione contro ogni tipo di violenza. A volte pensiamo alla violenza fisica, ma c'è quella psicologica che è un gioco perverso dove la legge del più forte purtroppo diventa il metro di misura di tante relazioni quotidiane. Ci sono cicatrici sulla pelle, ma cicatrici sull'anima, quelle che non vanno più via, quei segni permanenti del nostro concetto malato di amore. Amore dovrebbe essere libertà, vita, rispetto. Come donna voglio impegnarmi a parlarne, a discuterne, a confrontarsi, ma tutto questo non basta. Il mio impegno in politica impone che alle parole si possano aggiungere i fatti. Sarà mia cura e impegno sostenere tutte le iniziative a favore delle donne, a favorire tutte le azioni atte a promuovere il dialogo necessario, soprattutto propositivo, che possa permettere di crescere insieme. Insieme è possibile soprattutto tramutare questo giorno in un evento che potrebbe cambiare gradualmente la storia, ma soprattutto le nostre storie, e non farlo lasciare così, come una festa di nostalgica apparenza. Oggi 8 marzo, ricominciamo dalle donne.